Signori, buongiorno, ben ritrovati a tutti. Seduta ordinaria del 25 gennaio 2021, secondo appello, ore 11:40. Prego, signora Bucaro. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Aresu. Presente. Stannella. Presente. Limuli. Presente. Maraventano assente. Nona. Presente. Pernice. Presidenta, io non lo vedo. No, Pernice non c'è al momento, assente. Assente, Pernice. Sinno. Presente. Susinno. Presente. Tumbarello. Presente. Signora Bucaro, mi scusi. Sino ha risposto Susinno due volte. Presente, presente. Ok, grazie. va bene. Valenti. Consigliere Valenti era presente un attimo fa, Presidente. Ma non lo vedo. Lo staranno multando perché è arrivato. Facciamo? Consigliere Valenti? Assente perché neanche è collegato, signora Bucaro. Ok, e allora assente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 presenti, Presidente. Constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta e nomino come scrutatori i consiglieri Sino, Nona, Tumbarello. Sì. Se non ci sono contrari o astenuti, il consiglio approva all'unanimità. Buongiorno, mi era caduta la linea. Sono le 11:42. Entra il consigliere Valenti. I presenti sono 8. Perfetto, il Consiglio approva all'unanimità gli scrutatori e la Presidenza non ha comunicazioni. Vicepresidente, io avevo alcuni solleciti da farle. Primo fra tutti, non so se ricorda, quello relativo all'area parcheggio su cui insiste in via Danimarca. Quel famoso albero, le cui radici hanno sollevato il marciapiede e anche parte del manto stradale. Mi ricordo che l'avevamo sollevata la questione io e il consigliere Pernice, avevamo investito la presidenza. Volevamo sapere se avete mai ricevuto risposta dagli uffici. Bene, e potrebbe sollecitarlo cortesemente. E anche per quanto riguarda via Oreste Lovalvo, angolo con via Albeggiani, quell'area privata che più volte era, per cui avevo sollecitato più volte gli uffici affinché venissero individuati i proprietari e venisse diserbata perché è un ricettacolo di immondizia, insetti, scarafaggi e topi. Anche su quella volevo sapere se avevate ricevuto delle risposte, se no la prego di risollecitare. Assolutamente sì, Grazie. nessuna risposta. In realtà quella di Via Danimarca dovevamo fare prima delle feste un sopralluogo, poi è saltato per un problema logistico, un problema che chi doveva venire a fare il sopralluogo era stato messo in ferie d'ufficio. Ci dovevamo risentire l'anno nuovo, c'è stato effettivamente quello che c'è stato, compreso la presa, Certo. la zona rossa, chiederò se comunque con le Se dovute magari, misure. appunto, se, ma se magari si può programmare dopo l'1 febbraio, magari, il mese di febbraio. Buongiorno, scusate, presente, No, perdonate. loro volevano. Buongiorno, consigliere Pernice, no, consigliere Tumbarello. Sì, prego, la sento. Alla 11:44, signora Bucaro. Sì. Ok. Le dicevo, al di là dell'intervento, avremmo voluto fare, ma anche loro avrebbero voluto fare un sopralluogo prima sul posto. Per questo, non è un problema solo di tempiste. Quindi vorrei fare prima un passaggio sul posto, quindi con le dovute misure. E cortesemente perché vorrei essere presente. Certo, assolutamente. Lei è il consigliere Pernice, assolutamente. Certo. Va Sì, bene, al grazie. massimo mancherò io, cioè se lo predisponga c'è andata voce, mancherebbe. Va Mi bene. perdoni, Presidente, di che si tratta? Perché sono appena entrato. Una visita ai Pagliarelli. Ah, un vero piacere.
No, Fabio, stiamo scusami. Parlando dell'area parcheggio di Via Danimarca, le radici che hanno divelto la consigliera Tumbarello. Mi chiedevo se avevo novità. Non ho novità. E prima delle feste dovevamo fare un sopralluogo che poi è saltato per un problema logistico, e vediamo se lo possiamo fare ora, insomma, con le dovute misure. Perfetto. Va bene, la presidenza non ha altre comunicazioni, cioè non, in realtà non abbiamo mai avuto, non vedo alti, non vedo manine alzate, quindi mi confermate che non ce n'è. Signora Bucaro, possiamo procedere con l'ordine del giorno. E allora passiamo, Presidente, abbiamo due verbali, quello del 18 e del 20 gennaio, quindi preleghiamo il punto 2 per favorevoli Certo, contrari. assolutamente. Un attimo soltanto. Si passa al punto 2 oggi e si preleva per favorevoli contrari. Naturalmente il Consiglio approva all'unanimità. Si procede con il verbale del 18.1. Lo facciamo per appello nominale, Presidente? Sì. Ok. Aresu. Favorevole. Cannella. Favorevole. Limuli. Favorevole. Maraventano è assente. Nona. Favorevole. Pernice. Favorevole. Sino. Favorevole. Susino. Consigliere Susino. Favorevole. Ok. Tumbarello. Favorevole. Valenti. Favorevole. Sono 9 favorevoli, Presidente. Consiglio approva all'unanimità. Possiamo andare all'altro. Arrivo un attimo. Si procede con verbale del 21 per appello nominale. Eccolo qua. Aresu. Favorevole. Cannella. Favorevole. Limuli. Favorevole. Maraventano assente. Nona. Favorevole. Pernice. Favorevole. Sino. Favorevole. Susino. Favorevole. Tumbarello. Favorevole. Valenti. Favorevole. Sempre 9, Presidente. Perfetto, il Consiglio approva all'unanimità. Aspetti che me lo segno. A posto, con i verbali non, altri, Presidente. Non ce ne sono più, giusto? No. Ok, sull'ordine dei lavori vi ricordo che ci sono in giacenza, dentro questo mese dobbiamo assolutamente approvarli, il parere al punto numero 7, 8, 9 e 10. Sono 4 regolamenti, ognuno di noi ha ricevuto copia dei regolamenti. Se avete perplessità, perché già dalla prossima seduta dobbiamo approvarlo, quindi voglio ricordare che sono il regolamento sull'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, il regolamento sempre sul canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinatari e mercati realizzare anche strutture attrezzate, il parere sulla modifica degli articoli 7, 14, 15, 18, 22, 29, 35, 36, 37, 38 e 42 del regolamento taxi autovetture con conducente e modifica degli altri articoli, e il regolamento sull'imposta di soggiorno e contestuale del regolamento dell'imposta di soggiorno approvato con delibera di Consiglio Comunale, consigliere Susini nel microfono, numero 73 del 9 aprile 2014. Lo può spegnere lei, per favore, che...
Ci sono altri... Potrei sbagliare, la potrei mettere fuori alla seduta, consigliere Susin. Poi, non sforzarsi neanche di usare il ditino, mi sembra veramente... Signora Bucaro, possiamo fare un attimo sugli allegati, quindi un attimo, un appunto sul punto numero 11, quindi gli allegati, perché c'è qualche cosa che non forse è scappata. Mi dica tutto, Presidente. Allora, io c'ho mozione numero 1 approvata. Sì. Mozione 2 e 3 per ora sospese. Ok. Mozione 4, 5 del consigliere Resu approvata. A me la 5 non risulta approvata, Presidente. La 4? Sì. Allora era stato l'errore, ecco qua. La 6 invece sì, via di Giovanni. No, la 5, 6 e la 7 non risultano approvate. Noi di solito con i colleghi, quando ci alterniamo nel fare consigli, poi ci aggiorniamo e queste non risultano approvate. Io ho sentito fino ad oggi il dottor Manfrè e abbiamo fatto un assunto e queste a noi non risultano. Va bene, la 8? Sì, è già deliberata. Sì, è quella che tra l'altro oggi ho rettificato. La 9? No. Allora, poi ci abbiamo 10. Mi scusi, vicepresidente, la 9, la 10 e la 11 erano quelle ritirate dal consigliere Nona il 22 venerdì. Esatto. Allora, 9, 10 e 11 ritirate dal consigliere Nona. Okay. Perché già deliberate, eh? Poi c'ho. Sì. Io sono stato assente anche in qualche seduta, poi io ho direttamente l'approvazione della 24 e la 25. Si è approvata anche la 15. No, scusami, 23 e 24. Aspetti, glielo dico subito. La 24 io non ce l'ho. Io poi ho la 26 approvata. La 23 e la 26, Presidente. La 23 e la 26 a firma la consigliera Tumbarello mai? A meno che non ci corregge la consigliera Tumbarello. L'abbiamo approvata con era presidente del presidente Maraventano, l'abbiamo discussa e approvata. Sì. Perfetto. Allora dobbiamo aggiungere, signora Bucaro, 23 e 24 sicure approvate. Ma la 24 quando è stata approvata? A me non hanno detto nulla. Lei è sicuro, Presidente? Certo, risecatura marciapiede su spartitraffico via Belgio. No, anch'io qui questa, però io non mi risulta, non mi hanno comunicato di questa, vabbè, non importa. È stata approvata il 21, giovedì, questa di risecazione del marciapiede di via Praga. Stata approvata giovedì. E il venerdì, Daniela? È venerdì, la 24, risecatura marciapiede via Belgio spartitraffico. Approvata, giusto? Sì. E anche è venerdì anche quella del consigliere Nona, non ricordo il numero, per Cercine marciapiede via Brunelleschi. No, a me questa non è... Civico 52. Ok, perfetto. E tu, Antonio, ti ricordi che numero era questa mozione? 8, numero 8. Ok. È la numero 8. Esatto, è la numero 15, allora confermato, giusto, signora Bucaro? Come no, altro che sì, questa ne sono certa, sì. La delibera numero 11, oltretutto teniamo anche i numeri di delibera noi poi. Perfetto, no, anche perché devo aggiornare l'ordine del giorno che poi sto predisponendo e quindi poi... Allora, a questo punto in ordine la mozione numero 5 al firma del consigliere Resu, avendo per oggetto rifacimento e scarificazione asfalto via Villa Rosato. Presidente, prima facciamo una cosa, preleviamo allora per favorevoli contrari il punto 11 all'ODG. Possiamo prelevare direttamente il 5 degli allegati perché non è consecutiva, perché la 2 e la 3 sono sospese. Sì, certo. Preleva la mozione numero 5. Consigliere Resu, la facciamo come, Presidente, per favorevoli contrari o la preleviamo per appello nominale? Approvata all'unanimità dei 9 presenti, siamo 9, giusto? C'è una Bucaro? Sono qua, sì. 9 presenti, giusto? A nessuno mi ha detto che usciva, quindi siete tutti e 9. Ok, approvata all'unanimità il prelievo. Prego, consigliere Resu.
Grazie Presidente. Presidente, questa è via Villa Rosato, è una di quelle strade che rientrerebbe in quella mozione che stiamo preparando per quanto riguarda i lavori già effettuati. Ricordo benissimo che ci siamo interessati per il rifacimento dell'asfalto, è stato rifatto l'asfalto, a distanza di forse 2 mesi è stata aperta nuovamente per la posa della fibra come si chiama la società, Open Fiber, e quindi ci siamo ritrovati ad avere una strada appena fatta e dopo 2 mesi di nuovo aperta con gli avvallamenti. È stato ripristinato il manto, soltanto il tappetino, ma come abbiamo già detto in precedenza, questi tappetini la sistemazione dell'asfalto in poco tempo creano diversi avvallamenti con pericolo per i cittadini e soprattutto per i motociclisti. Quindi io chiedo il rifacimento nuovamente di questo asfalto, se non si potesse risalire a chi è che ha causato tutto ciò. Quindi ne abbiamo visto quando fu con il consigliere Susino, ci siamo interessati proprio di questo asfalto, su via Villa Rosato, nel tratto che va da via Matto Dominici a via... questa è via Villa Rosato, giusto vero Presidente? Sì, sì. Sì, allora, nel tratto che va da via San Lorenzo a via L'Elefante. Quindi... approfittiamo di tutto ciò anche perché si pensava di fare un intervento per l'abolizione di un grosso albero che è cresciuto spontaneamente e adesso è diventato di dimensioni notevoli, che già presentata anche questa richiesta per toglierlo, dopodiché si può passare anche al rifacimento dell'asfalto. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliere Aresu. Se non ci sono interventi, possiamo procedere per appello nominale, signora Buca. Sì, sì. Un attimo. Mozione numero 5. Ok. Aresu. Favorevole. Cannella. Favorevole. Li Muli. Favorevole. Maraventano è assente. Nona. Favorevole. Pernice. Favorevole. Sì. Sino. Consigliere Sino. Favorevole. Ok. Susino. Favorevole. Tumbarello. Favorevole. Valenti. Favorevole. Perfetto, sono 9 favorevoli, Presidente. Il Consiglio approva all'unanimità. Presidente, io devo uscire. Buona giornata, buona giornata, consigliere Valenti. Un attimo, devo segnare alle ore 11:58. Anche io devo uscire, buona giornata. Signori, lascio anche io allora. Buongiorno. Un impegno istituzionale. Il consigliere Sino. Ci penso io, consigliere Fiona Buco, non si preoccupi. Ok. E allora, alle 11:58 sono usciti i consiglieri Nona, Valenti, Sino, Susino. Erano 9 i presenti, quindi sono 5 al momento, Presidente. Sì, facciamo l'appello sulla sostituzione del consigliere Sino, che era scrutatore, con il consigliere Pernice. Lo facciamo per appello nominale? Certo, così vediamo. Certo. Aresu. Favorevole. Cannella. Favorevole. Li Muli. Favorevole. Maraventano assente, non assente dichiarato. Pernice. Favorevole. Sino è assente dichiarato. Susino è assente dichiarato. Tumbarello. Favorevole. Valenti è assente dichiarato. I presenti sono 5.
Constatata l'assenza del nuovo legale, il presidente chiude la seduta e la rinvia domani alle ore 10.30. Buona giornata. Sono le 12. Arrivederci a tutti. Ciao a tutti. Arrivederci a tutti e buona giornata. Buona giornata. Ciao Arianna. Ciao Umberto.